ufficiali, naturalmente ufficiose, da parte di chi ascolta dal vivo il dibattito in diretta e ce lo riporta, però appunto poi non siamo noi a sentire, quindi bisogna sempre fare la tara. Sembra che Letta abbia detto: siamo alla risoluzione della questione degli inidonei, no, finale 9, quella l'ho scritta io nel... alla risoluzione della questione inidonei, alla risoluzione positiva della questione inidonei, e a gennaio ci potrebbe essere lo sblocco dei posti per il personale amministrativo e tecnico. Ecco, Rossi Doria. Approvato. È là. No, non dice niente. Approvato il consiglio dei ministri di scuola. L'anno scolastico inizia con il piede giusto, diritto allo studio, piano triennale a assunzione docenti e diritto. Questo è Rossi Doria. Questo lo sappiamo, Rossi Doria c'è sempre che dovevamo morire, quindi. Sto guardando su Twitter. Fanno parlare, ma voi dovete morire, dovete andare. Allora, DL Scuola, sigilla 7, via libera assunzione a tempo indeterminato di 26.000 insegnanti di sostegno nell'arco di un triennio. Assunzioni da gennaio, Anna, quindi questo dovrebbe essere per noi. 8.600. Vediamo un po'. Cioè, gennaio di chi? Appunto non lo dice, vediamo un po'. Adesso mi lascio il morto, poverino. Oh! No, no. Aspetta, ieri chi è morto? Allora, vediamo un attimo un'ANSA, vediamo se riesco a trovare qualcosa dall'ANSA. La conferenza è stanza, quindi tra poco vedremo le agenzie. Sì, lei si può fare portavoce di quello che la conferenza stampa dirà? Questo di noi lo sto già anticipando. Io so che è in corso la conferenza, io ve lo sto anticipando, però è in corso la conferenza stampa, cioè, un minimo di prudenza, ma insomma volevo... Stamattina non sono venuta finché non avevo qualche notizia più precisa. Però insomma qualche minuto, siccome è una riunione tra poco. Quindi se voi seguite le agenzie, insomma, la cosa dovrebbe essere andata. Il dovrebbe, perché noi abbiamo il testo. La bandiera, ecco. Certo. Però ecco, non sono passata stamattina perché eravamo ancora in attesa di questa cosa. Quindi qualche altro minuto di pazienza. Noi ringraziamo l'onorevole Coscia che è venuta qui appositamente per noi. Per darci questa notizia, ancora non si sbilancia perché la conferenza è naturalmente in atto, però prendiamo le sue come parole, diciamo, bene auguranti e quasi definitive. Va bene, qualche minuto di pazienza. 46 che ci dice? Niente. 46 è un problema che speriamo di riprendere con la legge di stabilità. Benissimo. Perché ai miei... Ho 63 anni, me ne devo fare anche le missioni in ruolo. Sapete che noi su questa cosa ci eravamo molto battuti e ci continueremo a batterci, però le risorse sono quelle che sono. Sapete che questo governo sta in una maggioranza tipica, però comunque il nostro impegno rimane, dovete stare sicuri. Speriamo anche appunto con la prossima legge di stabilità. Comunque anche questo decreto dovrà essere esaminato dal Parlamento, quindi vediamo lì se troviamo dei margini per riprendere la battaglia. Senta, per i precari, oltre abbiamo sentito 27.000 posti per il sostegno, e per i docenti precari invece proprio si sta alla... Ci sta il piano triennale, sulla base dei posti vacanti eccetera, quindi adesso vedremo anche lì come sono quantificati, però la cosa importante è che sapete, si riprende la via di fare un piano pluriennale, quindi insomma, speriamo di avere un po' di respiro in una situazione che come sapete di bilancio dello Stato è molto complicata ancora. E quindi però gli impegni che il ministro aveva preso anche con le dichiarazioni programmatiche da parte delle commissioni, dei passi avanti significativi e importanti si cominciano a fare anche per il personale precario ATA amministrativo e tecnico, però vi ripeto, bisogna aspettare quello che è. Vediamo bene, è sempre positiva.
Lei è una collega del PD. Ok, infatti, benissimo, grazie. Tra le dichiarazioni del presidente Letta c'è scritto, insomma, ci dicono le agenzie che dal 1 gennaio sono previste assunzioni del personale ATA. Quindi per il funzionamento delle scuole nel decreto c'è l'inizio della soluzione della questione del personale ATA. Dal 1 gennaio partiranno le assunzioni. Adesso vediamo il testo. Grazie. La legge stabilitata la quota 96 è per quest'anno o per l'anno successivo? No, adesso non mi fate dire cose che non ho detto. Certo. Io ho detto in questo decreto, purtroppo, nonostante noi avessimo ripetutamente chiesto, non c'è la soluzione al problema di quota 96. Io ho detto, speriamo di poterla riprendere con la legge di stabilità, perché il problema di questo decreto va aiutato, nonostante la volontà del ministro anche le risorse disponibili non erano sufficienti per risolvere anche questo problema. Però la cosa è quello di qui, il decreto deve essere esaminato dal Parlamento, non escludo che possiamo riprendere anche nella fase del decreto, però devo onestamente dire che c'è un problema di risorse finanziarie. Non so dirvi, quindi comunque per quanto ci riguarda riprenderemo questo tema. Sia nella sede, vediamo se ci sono le condizioni della parte di conversione di legge e nella legge di stabilità che deve essere discussa entro settembre, deve essere discussa la legge di stabilità. La legge di stabilità però diciamo i due percorsi devono andare tutto in Parlamento, la riconversione di questo decreto comunque deve essere. E poi c'è la legittimità, però il problema parlavamo anche con Damiano, cioè noi 3.000 che poi sono la metà rispetto a noi, dopo che non giudice sono studenti, e noi abbiamo a carico al ministro. Ma non è l'onorevole che noi dobbiamo convincere. Siamo convinti al Parlamento. I conti dello Stato, è pertinente. Sapendo come funziona la scuola, che non sono quei numeri, probabilmente ci attesteremo sui 3.000, 4.000, non sui 9.000. È una ragazza, però è una querelle che è in corso da diversi mesi, è uno degli argomenti che però si può sciogliere facilmente perché il ministero potrebbe fare un sondaggio online per chiedere chi vuole andare. Arriverebbe il vero, vabbè, ma chiediamo un incontro all'onorevole Coscia. Chiediamo qui un incontro all'onorevole Coscia anche per la questione di quota 96, no, così possiamo andare a parlare con lei direttamente. Va bene. E la ringraziamo per le notizie che ci ha dato a lei, anche alla collega futura precaria a scuola. Benissimo, allora. Ecco, lì è. Beh, intanto, primo, se già vogliamo partire dall'ultima nota, che è quella della dichiarazione di Letta, che a gennaio si risolve la questione delle immissioni in ruolo dei precari ATA, vuol dire che si è risolta la questione degli inidonei, no? Perché non si sbloccavano le immissioni in ruolo per i precari amministrativi e tecnici, in quanto quei posti erano congelati comunque. Però, allora, intanto, scusate colleghe, intanto, primo, l'onorevole Coscia, insieme alla giovane collega del PD, ci è venuta a dire che in realtà il decreto sugli inidonei è passato, cioè la norma è passata. Ciò non toglie che ci debba essere un iter parlamentare. Ha tenuto a precisare che intanto lei usava il condizionale dovrebbe essere passata, perché è in corso una conferenza stampa che sarà l'unico momento in cui ovviamente avremo la certezza
del passaggio o meno, dell'approvazione o meno nel decreto scuola anche della norma idonea. Accanto a questo però, mentre parlava l'onorevole Coscia, sono uscite le agenzie di stampa e le notizie delle agenzie riportavano le dichiarazioni di Letta in relazione alle immissioni in ruolo da gennaio dei precari amministrativi e tecnici, quindi è chiaro che le due cose vanno di pari passo. Quindi intanto possiamo dire che quasi certamente, il che non è cosa da poco, è passata la norma sugli idonei. E credo che un bravi e brave collettivo ce lo siamo meritate e meritati tutti, perché in questo momento diciamo che arriva a quasi a risoluzione un problema. Vedo lacrime che spuntano dalle nostre colleghe, già Rita sta piangendo, la collega sta piangendo, e Titti pure sta in lacrime, lì è nascosta, non la vediamo ma sta piangendo al tavolo, maestra Titti, che noi applaudiamo, alla quale facciamo un grande applauso per la tenacia e la forza con cui ha rappresentato gli interessi diretti in prima persona dei docenti idonei, che piange ma fa finta di essere una dura, ma noi sappiamo che invece è una multidona, e quindi siamo contenti. Diciamo che intanto ci possiamo dire brave e bravi, aspettiamo comunque la conferenza stampa che penso adesso stia si stia facendo, se non sia conclusa, e direi che forse, ecco, se ci possono dire i colleghi della RAI se c'è una conferenza stampa del Consiglio dei Ministri, visto che sono qui in postazione, le saremmo grati se potessero per noi almeno seguire un attimo e dirci se c'è la conferenza stampa. Comunque, se rimaniamo collegati con le agenzie, con i telefonini o quant'altro, le agenzie dovrebbero riportare la cosa. Ora, abbiamo avuto anche altre notizie che riguardano quota 96, perché noi siamo qui tutti, se in idonei, precari e ITP, e chiedo ai colleghi di quota 96 di venire, perché l'onorevole Coscia, rispetto alla questione posta relativamente a quota 96, ha detto delle cose, ha detto: sappiamo che oggi non c'è, è anche vero che c'è una legge di stabilità all'interno della quale si può tentare di inserire la norma, è lo stesso iter che abbiamo fatto noi, no, con gli idonei l'anno scorso, e quindi questo ci serve per tracciare, quello di cui parlavamo prima adesso si concretizza, per tracciare quella che è la linea degli interventi di piazza, di mobilitazione, e abbiamo già chiesto un incontro all'onorevole Coscia in diretta, e noi siamo contenti, adesso parleranno per questo i nostri colleghi quota 96. Allora, questa è una grande giornata anche per noi quota 96, perché è significativa questa lotta che ci deve essere per noi di insegnamento, cioè ci avete tracciato la strada, e quindi questo è molto importante, anche perché gli iter vanno vigilati con le azioni di piazza. Quindi grazie intanto a nome di quota 96 della vostra battaglia, che ci ha permesso di avere anche noi tanta visibilità. E quindi adesso noi proveremo a formare coordinamenti a livello territoriale per essere appunto presenti continuamente e seguire da vicino in maniera diretta, senza delegare il politico di turno, la nostra battaglia, perché quantomeno la questione importante è puntare sulla copertura finanziaria, perché si stanno giocando su questo argomento, sono tutti d'accordo, ci hanno dato tutti ragione, ma mancano i soldi e giocano gonfiando numeri. E allora su questo, per esempio, chiediamo al Ministero che faccia subito un monitoraggio di quanti appunto vogliono andare in pensione
E allora in maniera tale da chiarire esattamente i soldi che ci vogliono. Poi idee su come trovare la copertura finanziaria, mi pare che ce ne sono tante. Alcune idee li hanno già utilizzati, ma per coprire altri decreti economicamente, quindi ci hanno veramente preso per i fondelli fino adesso basta, ma dobbiamo essere noi in piazza, in prima persona, a gridarlo e ad esigere il nostro diritto. Il blog è passato di quota 96, mi sembra sia la palissiano. Volevo riconfermare una data che è arrivata adesso, che ci hanno detto, 1 gennaio 2014. La procedura di infrazione dell'Unione Europea contro l'Italia non è terminata a giugno, quando hanno detto che siamo fuori della procedura di infrazione. Finisce al 31 dicembre del 2013. Fino ad allora loro non si permetteranno di fare neanche un'assunzione. Dobbiamo stargli col fiato sul collo. Gli 8.300 rotti, 26.000, 27.000 sul sostegno in un triennio vogliono dire che ogni anno la copertura delle deroghe per il sostegno saranno prima di 50.000 quest'anno, poi di 42.000, poi di 37.000, ma 37.000 precari non avranno la stabilizzazione sul sostegno. Ed è qui che deve continuare le nostre iniziative. Le saldature che siamo riusciti a creare in piazza, grazie alla lotta degli inidonei, devono servirci a scoprire in ogni nostra realtà territoriale come si sono frazionati purtroppo i nostri colleghi precari. Trovare i precari nelle nostre situazioni locali, collegarci con loro e cercare di lottare insieme per arrivare in tempi brevi. Tempi brevi vogliono dire prima della sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre. Arrivare con scadenze dal territorio a un'assemblea nazionale per proporci, speriamo, in sostituzione degli inidonei nel cartello, ma tutti insieme a lottare per l'inserimento in ruolo di tutti i precari su tutti i posti esistenti, la soluzione del problema degli ITP, che ancora loro sono in mezzo al guado, gli ITP, la soluzione di quota 96. E questi sono soltanto effetti marginali del problema a scuola. Il 12 beni comuni vuol dire essere in piazza per la scuola pubblica bene comune. Il 18 dobbiamo organizzarci per collegarci agli altri lavoratori nello sciopero generale. Chiedere l'abolizione della riforma Fornero, perché non è giusto che se io 52 posso andare in pensione con ormai con 41 anni e rotti di servizio, un collega che del 54 deve mandarci con 45 anni. Non è questo, non possiamo dare il nostro sangue sempre per i padroni, devono anche smettere anche loro.